Adesso vogliamo aprire la parola del Signore in Giudici 19, i primi quattro versetti. Giudici 19, i primi quattro versetti. Ora in quel tempo, quando non c'era re in Israele, un levita che dimorava nella parte più remota della regione montuosa di Efraim si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Questa sua concubina commise fornicazione contro di lui e lo lasciò per tornare a casa di suo padre a Betlemme di Giuda, dove rimase quattro mesi. Suo marito allora si levò e andò da lei per parlare al suo cuore e riportarla a casa. Egli aveva preso con sé il suo servo e due asini, così ella lo condusse in casa di suo padre. Come il padre della giovane lo vide, lo accolse con gioia. Suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lui tre giorni. Così mangiarono e bevvero e passarono la notte là. Che il Signore benedica la sua parola. E adesso lascio la parola alla sorella Sara, che ci porterà il messaggio di questa mattina. Allora, oggi voglio leggere con voi questa storia. È una storia molto particolare, è una storia anche molto, molto forte, molto dura. Vedrete che quasi quasi non ci sta molto bene nel contesto, no, della parola di Dio. Però noi sappiamo bene che questo straordinario libro, che è la Bibbia, raccoglie in sé ogni tipo di storia, anche ogni tipo di esperienza, e racchiude anche emozioni, tutti i tipi di emozioni e di sentimenti umani. Quindi anche questo racconto, che vedrete, è molto, molto forte, se c'è, vuol dire che è bene che venga anche affrontato questo discorso. E allora io voglio leggere con voi questo capitolo, il capitolo 19 del libro di Giudici. Lo leggiamo un po' a pezzi, ci fermeremo e poi lo commento un pochino. Allora, e quindi ricominciamo, riprendo dal primo versetto fino al versetto 10. Allora, in quel tempo non c'era re in Israele. Quindi siamo praticamente nel periodo, diciamo, dopo la morte di Giosuè, e quindi il Signore aveva istituito dei giudici, no? Che gestissero un po' la vita del popolo e che amministrassero la giustizia anche. Quindi un re in quel periodo non c'era. E si parla di questo levita. Dice che un levita che abitava nella parte più lontana della regione montuosa di Efraim si prese appunto una concubina, una donna di Betlemme, di Giuda. E questa concubina gli fu infedele e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre, a Betlemme di Giuda, dove stette per un periodo di quattro mesi. Ora, nell'altra Bibbia c'era scritto che questa donna aveva commesso fornicazione, quindi aveva tradito il marito. Onestamente all'inizio io non sapevo se l'infedeltà riguardasse l'infedeltà coniugale o meno, però comunque sappiamo che lei aveva, diciamo, violato un patto, no? con il marito, ed era tornata a casa di suo padre. Non sappiamo che cosa aveva scatenato questa cosa in questa donna. Anche essere che lei era stata promessa a quest'uomo, ma lei si era resa conto che non l'amava, non stava bene con quest'uomo. Noi questo non lo sappiamo, prendiamo quello che c'è scritto nella Bibbia. Quindi sappiamo che lei a un certo punto torna a casa del padre e ci sta quattro mesi. Suo marito però si mosse, quindi partì e andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurla con sé. Quindi quest'uomo comunque voleva questa donna e quindi andò da lei per riportarla a casa con sé. Egli aveva preso con sé il suo servo e due asini. Lei lo condusse in casa di suo padre e come il padre della giovane lo vide, gli si fece incontro festosamente.
Suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lui 3 giorni. Mangiarono, bevvero e pernottarono là. Il 4° giorno si alzarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire. Il padre della giovane disse a suo genero: «Prendi un boccone di pane per fortificarti il cuore, poi ve ne andrete». Si sedettero ambedue, mangiarono e bevvero insieme. Poi il padre della giovane disse al marito: «Ti prego, acconsenti a passare qui la notte, e il tuo cuore si rallegri». Ma quell'uomo si alzò per andarsene. Non di meno, per l'insistenza del suocero, pernottò di nuovo là. Il 5° giorno egli si alzò di buon'ora per andarsene. E il padre della giovane gli disse: «Ti prego, fortificati il cuore e aspettate finché declini il giorno». Si misero a mangiare insieme. E quando quell'uomo si alzò per andarsene, con la sua concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: «Ecco, il giorno volge, ora sera. Ti prego, trattieniti qui questa notte. Vedi, il giorno sta per finire. Pernotta qui e il tuo cuore si rallegri. Domani vi metterete di buon'ora in cammino e te ne andrai a casa». Ma il marito non volle passarvi la notte. Si alzò, partì e giunse di fronte a Jebus, che è Gerusalemme, con i suoi 2 asini sellati e con la sua concubina. Allora, quindi, che cosa succede? Quindi, abbiamo visto che questa donna era tornata a casa del padre, c'era rimasta 4 mesi, ma quest'uomo non voleva lasciarla, non voleva separarsi da lei, e quindi va a casa del padre per poter riprendere questa donna, la moglie, e portarla con sé. Ecco, una cosa che mi ha colpito, probabilmente lui ci ha messo qualche giorno per convincere la moglie, no? Perché la Bibbia dice che lui era andato lì per parlare al suo cuore, quindi forse aveva avuto bisogno di qualche giorno, forse anche 3 giorni per convincerla. E va bene, alla fine la donna si convince a ritornare con lui. Quello che mi ha colpito di questa prima parte è la reazione del padre, perché non so se avete notato, ma il padre è come se a un certo punto non volesse lasciare andare la figlia, cioè trattiene la figlia per più giorni, quindi il 1° giorno, il 2° il 3° fino a 5 giorni. Il padre non voleva proprio che la figlia andasse via. E questa cosa mi ha fatto riflettere, no? Sul fatto che noi spesso, come genitori, abbiamo difficoltà a far andare via i nostri figli, a lasciarli andare. È molto difficile staccarci da loro a volte. Abbiamo la tendenza a proteggerli, no? A proteggerli a volte anche troppo. Non vogliamo che gli accada nulla di male. E quindi li tratteniamo con noi quanto più possibile. Esattamente come questo papà. Però il 5° giorno, questo levita, no, il marito di questa donna, non ne volle sapere più niente. Disse: «No, adesso basta, è arrivato il momento che io me ne devo tornare a casa mia». E quindi prende tutte le sue cose, prende la moglie e parte. Beh, diciamo che... perché il papà voleva trattenere la figlia? Forse aveva un po' paura. Noi non sappiamo effettivamente il contesto, non sappiamo quali sentimenti, non sappiamo neanche che cosa la figlia aveva detto al padre. Però sappiamo che probabilmente lui aveva un po' paura, aveva un po' timore a lasciarla andare. Forse la strada non era tanto sicura di notte, forse avrebbero potuto aspettare ancora un altro giorno. Forse, però adesso vediamo che cosa succede dopo. Infatti continuiamo a leggere fino al versetto 23 dall'11. Quindi praticamente arrivato a un certo punto loro partono e arrivano di fronte a questa città, Jebus. E il versetto 11 dice: «Quando furono vicini a Jebus, era quasi notte. Il servo disse al suo padrone: "Vieni, ti prego, dirigiamo il cammino verso questa città dei Gebusei e passiamoci la notte".
Il padrone gli rispose: «No, non dirigeremo il cammino verso una città di stranieri, i cui abitanti non sono figli di Israele, ma andremo fino a Gibea». Disse ancora il suo servo: «Andiamo, cerchiamo di arrivare a uno di quei luoghi e pernotteremo a Gibea o a Rama». Così passarono oltre e continuarono il viaggio. E il sole tramontò quando erano presso Gibea, che appartiene a Beniamino. Volsero il cammino in quella direzione per andare a pernottare a Gibea. Il levita andò e si fermò sulla piazza della città. Quindi che cosa succede? Succede che il servo gli aveva detto: «Guarda, lì c'è una città, fermiamoci in questa città». Ma il levita disse: «No, no, lì io non ci voglio andare, perché quelli non sono figli di Israele». Quindi non si era fidato di entrare in quella città. Dice: «È meglio che andiamo in una città dove ci sono i figli di Israele, dove ci sono i nostri fratelli, andiamo lì». E quindi vanno in quest'altra città, Gibea. E che cosa succede? Quindi il levita andò e si fermò sulla piazza della città. Ma nessuno li accolse in casa per la notte. Quindi lui era andato in un luogo dove era convinto che magari avrebbe avuto ospitalità, e invece nessuno li accolse. Quando ecco un vecchio che tornava la sera dai campi dal suo lavoro. Era un uomo della regione montuosa di Efraim che abitava come forestiero a Gibea in mezzo ai beniaminiti. Quindi questa era una città che faceva parte della tribù di Beniamino. Il vecchio alzò gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città e gli disse: «Dove vai e da dove vieni?» E quello gli rispose: «Siamo partiti da Betlemme di Giuda e andiamo nella parte più remota della zona montuosa di Efraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda. Ora sto andando alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie in casa sua. Eppure abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini e anche pane e vino per me, per la tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi. A noi non manca nulla». Il vecchio gli disse: «La pace sia con te. Mi incarico io di ogni tuo bisogno, ma non devi passare la notte sulla piazza». Così lo condusse in casa sua e diede del foraggio agli asini. I viandanti si lavarono i piedi, mangiarono e bevvero. E mentre stavano rallegrandosi, attenzione che qui succede una cosa, ecco gli uomini della città, gente perversa, circondarono la casa, picchiarono alla porta e dissero al vecchio, al padrone di casa: «Fa uscire quell'uomo che è entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui». Ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro: «No, fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione. Dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia». Ok, allora, ricapitolando. Quindi questi vanno in questa città, una città che erano convinti che in questa città avrebbero avuto ospitalità. Lì c'erano i figli di Israele, e come dire che io vado... a casa di parenti, so che magari lì posso ricevere ospitalità, e invece questo non accade. Anzi, accade una cosa sconvolgente. Dunque, l'unico uomo, no, che si preoccupa di questi viandanti è questo anziano, che tra l'altro non era neanche della città, non era neanche del paese, ma era appunto del paese di origine delle vita. E gli dice: «Non rimanere su questa piazza». Perché? Perché probabilmente quest'uomo, questo anziano, sapeva che in quella città c'erano persone poco raccomandabili. Allora gli dice: «No, non rimanere qui, a casa mia ti ospito io». E così accade. Quindi arriva a casa di quest'uomo, solo che lì succede che queste persone, questi abitanti di questa città, che non erano i figli di Israele, perché i figli di Israele, gli israeliti, si erano insediati in questa città, ma in questa città si erano insediati insieme ad altre popolazioni. Quindi questi non erano israeliti, quelli che erano andati a bussare. Ok? E questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare a quante volte il Signore diceva al popolo di Israele di non mischiarsi con le altre popolazioni. E questa è la motivazione, che adesso vedremo, no? Questa era gente perversa, era gente malvagia. E il livello di perversione che c'era all'epoca era veramente qualcosa di incredibile. È qualcosa a cui stiamo
piano piano arrivando anche noi, oggi. Quindi, diciamo che non c'è tanto da stupirsi di questa storia, perché noi poi, tra l'altro, queste storie, anche se non ce ne rendiamo conto, le viviamo nella nostra quotidianità e nella nostra società. Quindi, praticamente, questi uomini vanno lì, iniziano a bussare e dicono: fai uscire quest'uomo perché vogliamo abusare di lui. E questo mi ha riportato alla storia, no, degli angeli, di quando gli angeli andarono da Abramo perché dovevano andare da Lot, far uscire Lot da Sodoma e Gomorra. Quindi capiamo il contesto. Il contesto è lo stesso, solo che in quel contesto diciamo che Lot ha proposto a quegli uomini le sue figlie, solo che le figlie erano state fortunate perché gli angeli avevano accecato gli uomini che erano andati lì con cattive intenzioni e le figlie si erano salvate. Ok? Quindi il contesto è praticamente lo stesso. E cosa succede? Adesso vediamo che cosa succede dopo. Quindi il padrone di casa che cosa fa? Nel momento in cui vede minacciato il suo ospite, fa una proposta a questi uomini. Vediamo dal versetto 23 che cosa gli dice. Dice: ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro, quindi: no, fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione. Dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Quindi lui era, diciamo, si sentiva responsabile nei confronti di quest'uomo. Ecco qua mia figlia che è vergine, è la concubina di quell'uomo. Io ve la condurrò fuori e voi abusatene e fate quel che vi piacerà, ma non commettete contro quell'uomo una simile infamia. Cioè, fratelli, questo mi sembra veramente un'assurdità. Allora, questo si preoccupava di proteggere, diciamo, quest'uomo, questo levita, però gli dice: però vi do mia figlia che è vergine, la concubina di quest'uomo. Io quando ho letto questa cosa veramente sono rimasta basita. Era la stessa cosa che aveva detto Lot diciamo ai sodomiti, no? Vi do le mie figlie, fate di loro quello che volete, però questi uomini lasciateli stare. Veramente questa cosa a me mi sconvolge sempre. Ma quegli uomini, badate bene, non vollero dargli ascolto, cioè quelli, le donne proprio non le volevano. Allora l'uomo prese la sua concubina e la condusse fuori da loro. Ed essi la presero, abusarono di lei tutta la notte fino al mattino, poi allo spuntare dell'alba la lasciarono andare. E quella donna sul far del giorno venne a cadere alla porta di casa dell'uomo presso il quale stava suo marito e rimase lì finché fu giorno chiaro. E suo marito la mattina si alzò, aprì la porta di casa e uscì per continuare il suo viaggio. Lui probabilmente era ignaro di questa cosa, cioè non si era accorto di niente. Quando ecco la donna, la sua concubina, giaceva distesa alla porta di casa con le mani sulla soglia. Egli le disse: alzati, andiamocene. Ma non ebbe risposta. Allora il marito la caricò sull'asino e partì per tornare a casa sua. Perché non ebbe risposta? Perché la donna era morta. Aveva subito talmente tanta violenza che alla fine non ce l'aveva fatta più, quindi era morta. E mi ha fatto una tristezza infinita. Diciamo che mi ha portato alla mente un episodio che è successo un po' di mesi fa a Roma. Sicuramente l'avete sentita questa storia, no? È la storia di una ragazza di 16 anni, si chiamava Desiree Mariottini. Allora, Desiree è morta all'età di 16 anni, nello stesso modo in cui è morta questa donna. Lei aveva assunto delle droghe ed era stata abusata da tante persone finché poi è morta. E mi ha colpito un po' la storia, ma anche la reazione, diciamo, che ha avuto, la storia anche del papà di questa ragazza. E quando io ho letto questa storia della Bibbia, io ho pensato anche alla reazione del papà di questa donna, no? Che
chissà, magari si è trovato nella condizione. Io ho immaginato, ho detto, chissà che reazione avrà avuto quando ha saputo quello che era successo alla figlia. Cioè, se lui aveva avuto tanta premura, no, nel cercare di trattenere quanto più possibile la figlia a casa, forse perché non si fidava, forse chi lo sa quali sentimenti magari poteva aver avuto questo papà, e chissà quanto avrà sofferto nel sapere che cosa era successo alla figlia. E allora, quando io ho saputo la storia e ho visto anche la parte, no, che ha avuto il papà di questa ragazza, di Desiree, nella storia, mi ha commosso molto, perché Desiree aveva due genitori separati. Ma il papà, ormai non si parlavano più, il papà era uno spacciatore di droga, quindi era stato in carcere, la moglie lo aveva lasciato per questi motivi, perché non voleva che la figlia avesse a che fare con queste cose. E quindi lui aveva un'ordinanza di restrizione nei confronti della moglie e anche della figlia, quindi non si poteva avvicinare a loro. Però a un certo punto che cosa è successo? È successo che la mamma di Desiree si è accorta, si è resa conto che la figlia aveva cominciato a frequentare persone poco raccomandabili e aveva cominciato anche lei a fare uso di sostanze stupefacenti. A quel punto che fa? Ignora l'ordinanza restrittiva del giudice e chiama il padre, chiama il marito e gli dice: guarda, abbiamo un problema, nostra figlia ha cominciato a fare uso di droghe, che facciamo? Al che, sapete che fa il papà? Il papà va nel quartiere dove sapeva che la figlia frequentava e da cui si serviva di alcuni pusher, che sono gli spacciatori, va da questi e gli dice, gli vieta di vendere droga alla figlia. La figlia, nel momento in cui vede che attorno a lei è terra bruciata, quindi nessuno gli vendeva più la droga, cambia zona, va in un'altra zona. Il padre, appena sa che la figlia è andata in un'altra zona, va in quest'altra zona, parla con tutti gli spacciatori e gli dice: non azzardatevi a vendere la droga a mia figlia, se no vi faccio passare i guai, proprio in termini. I genitori di Desiree più volte avevano anche denunciato il fatto che lei era scappata anche di casa. Quindi, a un certo punto, che succede? Sta ragazza rifiuta l'aiuto della mamma, l'aiuto del padre, delle forze dell'ordine, perché più di una volta anche la polizia e i carabinieri l'avevano presa, prelevata e riportata a casa. Ma lei ormai, diciamo, si rifiuta di essere aiutata. E quindi che succede? Scappa di casa, va in questo quartiere San Lorenzo a Roma, e si ritrova in una zona veramente molto degradata, e lì incontra degli spacciatori che le vendono della droga e purtroppo finisce per morire proprio in questo casolare abbandonato da tutti, mezzo decadente, e mentre lei sta lì ormai morente, ci sono tante persone che vedono che lei sta male e non c'è nessuno che pensa di chiamare le forze dell'ordine, che pensa di chiamare un'ambulanza. Nessuno. La vedono lì. Lei sta morendo, alla fine lei muore, però nessuno si preoccupa della vita di questa ragazza. Però noi abbiamo un padre che invece si preoccupa. Si preoccupa della nostra vita. E mi ha commosso quello che il papà di questa ragazza ha scritto. Dopo che lei è morta, lui ha messo un biglietto davanti a questo casolare e gli ha scritto: perdonami Desiree, non sono riuscito a salvarti, papà. Allora questo mi fa pensare a quante volte il Signore cerca di proteggerci, cerca di salvarci, no? Da delle situazioni che per noi possono essere compromettenti, che possono essere pericolose, perché noi sappiamo benissimo che viviamo in una società e affrontiamo tutti i giorni i pericoli del mondo, noi, i nostri figli. E
Io voglio ringraziare il Signore perché Lui cerca in tutti i modi di proteggerci, cerca in tutti i modi di salvarci da queste situazioni. E lo fa in tutti i modi, solo che a volte il problema è che siamo noi, non è Dio, no? Dio cerca di venirci incontro, però ci sono delle volte in cui noi non lo vogliamo ascoltare. E allora una volta io avevo un'intervista che fu fatta a una leader politica, e gli fu chiesto, gli fu detto, ma secondo lei come mai oggi nelle scuole c'è tutta questa violenza, c'è tutta questa depravazione nella società? E questa donna diede una risposta che è veramente molto intelligente. Lei disse, scusate, ma se voi avete tolto Dio da ogni cosa, avete voluto togliere il Signore dalla scuola, e va bene, avete voluto togliere il Signore dal lavoro, avete voluto togliere il Signore dalla società, avete voluto togliere il Signore dalla famiglia. Lei disse, ma adesso che cosa volete? Che cosa pretendete? Vi lamentate perché Dio non vi protegge? Vi lamentate perché succedono tante cose brutte nel mondo? Quando voi siete i primi che invece vi siete allontanati, che rifiutate il Signore? E allora, io rifletto sempre, molto spesso, su questa cosa, no? Perché mi dico, è facile accusare Dio, è facile dire Signore, ma perché succedono tutte queste cose brutte nel mondo? Ma noi non ci mettiamo mai dall'altra parte a dire Signore, ma io quanto sto chiedendo la tua protezione? Quanto mi sto umiliando? Quanto sto cercando di mettermi nelle tue mani? E l'invito che io faccio a me per prima e a voi è sempre quello di pregare gli uni per gli altri, di pregare per i nostri figli e di umiliarci anche nei confronti del Signore, di non avere l'orgoglio e la presunzione di poter fare da noi, ma di chiedere sempre a Lui il suo supporto, il suo appoggio, la sua protezione, perché noi senza il Signore veramente non possiamo fare nulla. Alla fine di questa storia, no, che abbiamo letto nel libro dei Giudici, l'uomo si porta a casa la moglie, fa un'azione anche secondo me molto pesante, perché lui taglia il corpo della moglie in 12 pezzi e manda un pezzo a ogni tribù di Israele per dire guardate quello che hanno fatto, no? E gli israeliti si riuniscono perché vogliono vendetta contro questa popolazione, contro gli uomini che hanno commesso questa azione. Ma la vendetta che serve? Non serve a niente. Allora noi dobbiamo cercare di prevenire certe situazioni, che come dice il detto, prevenire è meglio che curare, perché poi alla fine, una volta che è successa la cosa, che cosa possiamo fare noi, no? Il Signore ha permesso però, no, che questi uomini, che gli israeliti, cercassero vendetta, infatti loro poi hanno mosso, no, contro queste popolazioni. E il Signore li ha sostenuti, è stato con loro. Però io dico, lasciamo che la vendetta e la giustizia la faccia a Dio. Noi anche su questo mettiamoci da parte. L'unica cosa che possiamo fare è metterci nelle sue mani, pregare e cercare quanto più possibile di proteggere anche i nostri figli e di insegnargli qual è la strada giusta e qual è l'atteggiamento giusto che devono tenere nei confronti anche del mondo, della società e di tutto ciò che ci sta intorno. Questo è il mio augurio, quindi io mi auguro che abbiate apprezzato, insomma, il messaggio che il Signore oggi ha voluto darci. Amen.